La Total Service risolve i tuoi piccoli e grandi problemi quotidiani. È impresa di pulizie per uffici, capannoni industriali, supermercati, abitazioni private, servizio di giardinaggio, riparazioni infissi. La Total Service effettua anche assistenza ad anziani e disabili. Total Service, telefono 347 30 19 486. Telefoniamo. Tutte le migliori soluzioni per internet e telefonare. Corso video 213 sul Mona. Buonasera gentile pubblico di Diario di Bordo, abbiamo il piacere di ospitare questa sera in studio la senatrice Paola Pelino, buonasera. Buonasera a voi. Naturalmente complimenti, fresca di elezione, grazie, allora un grazie. Passaggio dalla Camera al Senato, abbastanza non previsto diciamo così. Beh, le elezioni sono sempre un punto interrogativo. I sondaggi al momento della compilazione delle liste davano comunque due posti al Senato in Abruzzo, naturalmente questo perché pur essendo io in terza posizione c'era come capolista Silvio Berlusconi che comunque è presente in quasi tutte le regioni d'Italia e quindi non avrebbe sicuramente, penso, insomma, optato per l'Abruzzo proprio perché diciamo nelle sue intenzioni c'era appunto il fatto di condurmi con sé al Senato, proprio perché lei sa perfettamente che al Senato ci sarà oggi, poi lo possiamo confermare, una vera battaglia, proprio perché noi abbiamo abbiamo vinto al Senato e mentre per pochissimo non alla Camera, e quindi la vera battaglia sarà al Senato e lui voleva appunto i suoi fedelissimi, una parte di suoi fedelissimi, non perché alla Camera non ci siano i suoi fedelissimi, ma persone che avessero dimostrato, come per me in questo caso nella scorsa legislatura, una presenza, una dedizione totale diciamo al lavoro di Aula. Paola Pelini alla terza legislatura, sì. Due alla Camera, adesso al Senato. La nota è che magari vedrà meno il presidente Berlusconi, perché immagino che sarà di nuovo alla Camera dei deputati. Ah, no, Berlusconi al Senato. Al Senato, benissimo. Capolista al Senato Berlusconi. E quindi rimarrà al Senato, benissimo. Sì. E segretario Alfano invece alla Camera. La partita si giocherà quindi proprio al Senato, perché sì, con la legge elettorale alla Camera, seppur per lo 0,4-0,5% di voti in più per il centro-sinistra, 0,3 per l'esattezza, mi perdoni. No, non ci mancherebbe, lei fa bene. 120.000 voti. Tanto per essere preciso. Tant'è che stanno anche rifacendo un controllo, proprio perché insomma quando si tratta di pochi voti in realtà... c'è la maggioranza assoluta, però con questo del centro-sinistra. Con sì, il bicameralismo perfetto la partita si giocherà al Senato, dove c'è sostanziale parità tra il centro-destra e il centro-sinistra. Ed ecco che bisognerà andare poi a discutere, a verificare, a sì, votare ogni provvedimento. Beh, ogni diciamo legge. Diciamo che queste elezioni hanno posto in evidenza anche questo exploit di Grillo, no? Che ha un po' destabilizzato quello che poteva essere nelle previsioni, quindi dove non ci sarebbe stata una vittoria assoluta di o centrodestra o centrosinistra, e si prefigurava già questo scenario. Grillo nei sondaggi si attestava al 18-20%, ha avuto il 25,5%, quindi è stato il partito che è stato più votato, perché il PDL ha avuto il 24,8 mi sembra e il PD il 24,4, adesso io non ricordo i decimali, però quindi questo fa sì che oggi ancora di più, io mi auguro, ma veramente per il bene del Paese, che ci possa essere un governo formato, io in questo momento vedrei più centrodestra e centrosinistra, che anche perché mi perdoni... Però ieri sera Alfano a Ballarolo lo ha escluso. Allora, un momento, noi desideriamo, e quindi non è un caso, che avevamo messo a punto un programma che potesse, alla luce del 16 marzo, quando il 15 si riuniranno le Camere, incominciare a rendere esecutivo ciò che noi abbiamo detto agli elettori, e cioè
per riportare un po' di ossigeno sia nelle famiglie che alle imprese, perché poi riportandolo alle imprese si possono creare posti di lavoro, mettere in atto queste condizioni che noi avevamo detto. Allora, per noi rimangono condizioni per poter governare. Noi vogliamo dare un segnale vero a questo paese. Allora, la mia paura qual è? Che per alcune riforme ci deve essere assolutamente un accordo, altrimenti non si può perdere tempo. Io sto sentendo cose che mi auguro siano soltanto così voci di corridoio, ma noi non possiamo, i primi giorni in cui si riuniscono le Camere, incominciare a pensare al conflitto di interesse, ai matrimoni gay. Per carità, saranno pure elementi importanti, indiscutibilmente giusti, io non lo so. Anche se insomma sui matrimoni gay io mi sono già espressa e condivido perfettamente ciò che ha detto anche il presidente Berlusconi, che pur dando assoluto rispetto alle unioni, per me il matrimonio, e lo voglio ribadire, è formato, così come ci indica anche la Costituzione, da un uomo e una donna e dalla prole che ne arriverà. Vabbè, Quindi, altra cosa sono le unioni civili, ma insomma non è questo il Unioni tema. civili, Cioè. per carità, tutto rispetto, quindi Bene. creare le condizioni assolutamente utili perché possano vivere da persone normali come tutti, ma non è questo. Il paese in questo momento ha bisogno di assoluto intervento da parte di un governo che si andrà a creare per ridare un po' di fiducia, un po' di speranza, per mettere i giovani a lavorare, insomma, è questo che serve al paese, rimuovere un po' l'economia, ricreare sviluppo, cosa che il governo Monti, mi dispiace, nell'ultimo anno e mezzo non ha fatto, cioè ha solo tassato gli italiani, ma quelle formule che dovevano essere messe in atto per riattivare la nostra economia, non è accaduto tutto questo. Allora, faccio appello al buon senso di tutti, anche perché io adesso, lei mi deve perdonare, ma una nota che non è assolutamente polemica, ma è un'analisi, una fotografia del momento politico. E Grillo, e quindi il suo movimento, che ha ottenuto tutto questo grande consenso da parte degli italiani, ha soltanto, diciamo, urlato nelle piazze, ha intercettato quel momento di rabbia di tanti italiani, ma di tutti gli italiani direi, quindi non solo coloro che sono andati nelle piazze, anche di coloro che poi invece si sono schierati o con il centrodestra o con il centrosinistra, perché il momento non è certo dei migliori, i sacrifici li stanno facendo tutti e il disagio lo vivono tutti gli italiani. Bene. Ora ha urlato, non ha avuto mai un contraddittorio, non si è mai sottoposto a delle domande per cui noi non conosciamo né i suoi programmi, sappiamo solo che lui si è rivolto contro una casta e lui dal 15 marzo sarà all'interno di un Parlamento dove farà parte di una casta. Quindi quale sarà il suo atteggiamento? E lo vedrete certamente dal 15 marzo in Quindi poi. bisognerà vedere Lui anche. parliamo degli eletti Sì, naturalmente, beh, non di Beppe certo. Grillo. Bisognerà vedere come si comporteranno. Oggi lui ha già detto che non si schiererà assolutamente con il centro-sinistra, perché Bersani probabilmente gli ha teso un tappeto per cercare di, ma ha già detto di no. Quindi vediamo un momento quando dalle piazze si trasferisce in un'aula del Parlamento, dove credo che anche a lui, visto che lo ha gridato ripetutamente, stia a cuore il benessere degli italiani, vediamo che cosa porterà nelle aule. Senta, in questa tornata elettorale, secondo lei ha vinto Berlusconi il centrodestra o ha perso Bersani e il centrosinistra? Di Beh, Grillo guardi, abbiamo già io detto. potrei dire entrambe le cose, perché sappiamo tutti perfettamente che non eravamo partiti noi come PDL e come centrodestra con il risultato che poi alla fine abbiamo ottenuto. Quindi la rimonta c'è stata anche di 10 punti se vogliamo, grazie naturalmente a un Silvio Berlusconi che secondo me rimane forse il più grande uomo politico degli ultimi 20 anni e questo sicuramente. Poi c'è stato un flop del centro-sinistra. Pensi solo che erano dopo le loro primarie, erano così convinti di vincere che avevano già messo un governo in piedi con nomine, ministeri e tutto il resto. Quindi bisogna mai cantare vittoria prima di. Sicuramente hanno perso anche perché Grillo ha sfilato loro un po' di. Beh, un po' diversi milioni di voti. Ecco, esatto, poi c'è stato il flop di Ingroia, perché dobbiamo anche dirlo, e lo stesso, è lo Diciamo che c'è stesso, stato un flop dei sondaggi, è vai, lo stesso, degli beh, exit poll. o forse hanno pompato troppo, hanno esagerato, forse anche con lo Qualcuno. stesso Monti hanno esagerato, perché i media, secondo me,
perché poi alla fine si è attestato su una percentuale che forse nessuno si aspettava Certo. avesse, insomma, Per o fortuna va a votare il che popolo, avrebbe va a avuto, votare il ecco. popolo sovrano. Senta, di questa ipotesi di un, e poi chiudiamo con, andiamo in pubblicità, di una legislatura breve, Speriamo di che no, speriamo di no. è giusto il tempo di Guardi, rivedere la allora, legge elettorale e poi sciogliere di nuovo le no, Camere. guardi, mi perdoni, la legge elettorale va cambiata e quindi penso che sarà veramente uno dei primissimi provvedimenti. Però io dico speriamo di no, cioè speriamo di trovare un accordo, ripeto, per far ripartire l'economia del nostro paese e dico anche che le elezioni costano di un paese. Quindi in questo momento non ci possiamo permettere nulla se non eventualmente quello che andiamo a spendere proprio per aiutare gli italiani. Bene, quindi in questo momento io mi auguro e faccio appello alla responsabilità di tutti i gruppi politici. Cioè, mettiamo da parte per un momento le appartenenze, cerchiamo di far valere i nostri programmi, che credo siano nostri del centrodestra, che credo siano ancora oggi gli unici forse direi, o comunque i migliori, e non lo dico perché sono di parte, ma perché il pragmatismo di Berlusconi lo si conosce e credo che quello che lui, e anche i consensi che lui ha ottenuto in questo momento elettorale, è proprio perché la gente ha capito che cosa lui sarebbe andato a fare una volta andato al governo. Bene, noi ci fermiamo qui, poi riprenderemo ripartendo dall'Abruzzo e ovviamente anche dalle questioni locali si voterà anche a Sulmona. A tra poco. Nel cuore della Valle Peligna, il ristorante pizzeria che cercavi, la Conca dei Peligni, carne alla brace, pasta fatta in casa e la squisita pizza al metro da mangiarne chilometri. Pesce su prenotazione, tutti i venerdì, serata karaoke. La Conca dei Peligni, un locale rustico, caldo ed accogliente, a Bagnaturo di Pratola Peligna, numero 4. Nuova apertura. Tentazioni d'epoca antichità. Il più grande centro di antiquariato d'Abruzzo è a Raiano. Mobili, oggettistica, dipinti, Sheffield, liste nozze, consulenze d'arredo, restauri, oltre 500 metri quadri di esposizione con mobili italiani di importazione diretta da tutta Europa. Pezzi originali a prezzi eccezionali. Tentazioni d'epoca antichità. Zona industriale. Raiano. L'arte di arredare. 3.000 metri quadri di esposizione per farti toccare con mano la qualità dei mobili delle migliori firme dal classico al moderno. Sopralluogo, progettazione, preventivo, trasporto, montaggio e assistenza post vendita. Tutto compreso nel prezzo. Acquista da noi e cominci a pagare dopo 4 mesi. E se ti devi sposare, abbiamo per te favolose promozioni. Passaci a trovare. L'arte di arredare. La qualità nel prezzo. A Castel di Ieri e Fontecchio L'Aquila. La cornice ideale per un evento di sicuro successo. Hotel e ginestre, ristorante da Mario. Ampi spazi verdi per buffet e aperitivi. Dalla cucina all'accoglienza, il vostro matrimonio sarà unico. Hotel e ginestre, ristorante da Mario. Bivio per Rocca Casale. Telefono 0864 27 33 25. Abruzzo, terra di tradizioni, di lavoro duro, silenzioso ed appassionato, come le sue montagne. Nel cuore dell'Abruzzo, a Sulmona, dal 1783, Confetti Pelino. Ricette artigianali nel rispetto delle tradizioni da 7 generazioni. Materie prime naturali e selezionate. Processi industriali innovativi, ecosostenibili, per continuare a crescere insieme nel mondo. Confetti Pelino, sintesi di storia e tradizione. Innovazione e progresso. Creatività e rispetto dell'ambiente. Fabbrica museo e showroom a Sulmona. Centro di formazione Opportunity, organismo accreditato dalla Regione Abruzzo per la formazione professionale. Corsi per il conseguimento del diploma, attività di doposcuola e recupero debiti, corsi di qualifica per operatori socio-sanitari riconosciuti. Centro di formazione Opportunity, una formazione di qualità. Via De Gasperi 6 Sulmona, telefono 0864 56 60 79.
da soli o in compagnia, per piccole cerimonie o ritrovi con amici, a pranzo o a cena, scegli il ristorante Pizzeria Moretto, il fascino della cucina tradizionale e della carne alla brace. Lo chef della Playa vi aspetta al ristorante Moretto, via Circonvallazione Orientale 71, Prato La Peligna, telefono 0864 27 28 28. Nuova gestione. A pranzo o a cena, l'Oasi del Buon Gustaio, il ristorante pizzeria tutto rinnovato. Ampia sala con un maestoso camino, piacere per vista e palato, dove cuociono sulla brace a vista carni, pesce e specialità della nostra tradizione. L'Oasi del Buon Gustaio, ad un minuto dal casello autostradale di Prato La Peligna in via Percorfinio 15. Telefono 0864 27 12 50. In studio con la senatrice Paola Pelino. Allora, in Abruzzo, secondo lei, ha vinto più Berlusconi o ha vinto più Paola Pelino all'interno del PDL? No, cioè diciamo perché che i candidati erano Berlusconi, mettiamo da parte, nel senso lo mettiamo da parte perché sì. Il presidente di livello nazionale. Poi c'era Quagliariello, che non è abruzzese, c'era che è un elemento nazionale, Paola Pelino, anche se insomma in Abruzzo c'è stato. E poi il tanto discusso Razzi. Dunque, guardi, io dico cioè, che... qual è stato il valore aggiunto di Paola Pelino? No, cioè, allora, sicuramente il fatto che io, insomma, viva in Abruzzo e sia presente, e lo sono stato anche nelle, sono stata anche nelle passate legislature, quindi io i miei mandati li ho sempre svolti restando quel famoso tramite tra la mia terra, il mio Abruzzo e il Parlamento. Quindi ho rappresentato tutte le problematiche, ho ottenuto anche dei buoni risultati, compatibilmente con un momento di crisi, questo è ovvio. Riconfermo ancora una volta che l'opera di Berlusconi è stata grandiosa e lo si è visto in tutte le regioni. Lei pensi solo al risultato della Campania, della Puglia, della Lombardia, cioè cose che nei sondaggi all'inizio erano assolutamente ad appannaggio del centro-sinistra, quindi... Sicuramente Berlusconi, anche per gli abruzzesi, poi non dobbiamo dimenticarci tutto quello che Berlusconi ha fatto per l'Abruzzo e i risultati dell'Aquila, mi perdoni, proprio per smentire voci faziose che ci sono lì nella città, i risultati dell'Aquila hanno dato al PDL e poi al centrodestra la massima percentuale, il 33,5%, risultato che non si è ottenuto nelle altre province. Sì. Questo a riprova che Silvio Berlusconi conta. Che poi io. Ecco, dove Paola Pelino, dov'è che ha costruito il successo? Cioè più a Sulmona, la Valle Peligna, la provincia dell'Aquila, Pescara. Guardi, indubbiamente l'area mia è quella che riguarda l'area Pelino, l'Alto Sangro, tutte le nostre valli che circondano la Pelina, l'Aquila stessa, sicuramente, ma anche nel Pescarese, nel Vasto, nel Teramano. Certo, io ho visto, guardando i risultati, che su questa area il PDL è sempre stato, forse ad eccezione di due comuni, non di più, è stato il primo partito. E quindi questo è a dimostrazione che non solo io ho lavorato in Parlamento bene, ma anche sul territorio ho cercato di portare dei miei risultati e anche politicamente ho tenuto il PDL abbastanza coeso, no? Poi è chiaro, ci sono sempre quelle anime che si distaccano, si distolgono, insomma, ma questo è normale. Senta, non so se lei ha brindato anche insieme a Gianni Chiodi, al governatore della regione Abruzzo, del PDL, tanto più che sarà interessato anche lui dal prossimo rinnovo della regione Abruzzo. Quanto può aver contato secondo lei? Ma indubbiamente Gianni Chiodi ha fatto un'ottima campagna elettorale, ha seguito tutti noi candidati ovunque e ha dimostrato non solo una sorta di impegno, ma ha anche dimostrato probabilmente la volontà non solo di ricandidarsi, ma di portare, ormai siamo sull'onda positiva, di riportare di nuovo la sua presenza alle prossime regionali con una vittoria. Si dovrebbe votare a dicembre? Penso marzo. A marzo, sì, scadrebbe il mandato a dicembre, poi penso che ci possano essere, penso i primi... Quindi tra un anno, diciamo così. Massimo tra un anno. E quindi io credo che, cosa che ho sempre affermato durante questa campagna elettorale, che questo nostro risultato sarebbe stato prodromico per noi anche della Valle Peligna, espressamente di Sulmona, per le nostre amministrative, perché noi a maggio avremo... Ci arriviamo subito. Un importante appuntamento. E poi prodromico proprio per le regionali. Allora, senta, c'è chi già immaginava un futuro di
Paola Pelino come probabile candidato sindaco di Sulmona nel caso in cui non fosse stata rieletta. Adesso Beh, lo innanzitutto, scenario è cambiato, quindi Paola Pelino sì, che anche se, si ricandiderà come consigliere comunale, prima domanda. allora, aspetti, aspetti, anche se non sarebbe stata né una diminuzione né un ripiego poi essere candidato a sindaco qualora non fossi stata eletta, perché per me Sulmona ha la sua valenza e la città dove io vivo e la vorrei vedere sempre, sempre più bella, attraente e appetibile da parte di tutti, no? Quindi, diciamo che mi serviva vedere anche questo risultato per valutare la forza del nostro partito e oggi, alla luce appunto dei risultati, dico che il PDL può ancora dettare le regole probabilmente, ma prima di dettare regole è bene che ci riuniamo un po' tutti, ascoltiamo anche espressioni civili, perché possono essere in questo momento, deve essere tutto valutato per il bene della nostra città. Senta, Paola Pelino tirerà la volata alla ricandidatura di Fabio Federico? Guardi, glielo stavo appunto dicendo, io credo che, diciamo, in questo momento mi piacerebbe fare incontri con naturalmente il nostro sindaco, le parti, gli elementi del PDL e valutare tutti insieme cosa è meglio per la nostra città. Sulmona ha bisogno veramente di uno scatto, questo è chiaro, ma e quindi io ci sono, ci sarò e questo naturalmente, questo nuovo incarico al Senato sicuramente mi rafforza, ma questo insomma. Ecco, senta, lei chiaramente in passato era maggioranza, era governo, no? Con il Sì, certo. PDL. Oggi Non si immagini, sa. si presume che l'incarico verrà conferito a Bersani come partito, primo Sì, partito, adesso partito si dovrà vincitore. Insomma, vedere perché ancora adesso devono non voglio vedere. anticipare nulla. Ecco, il ruolo di Paola Pelino, quale potrà Ma essere? guardi, fortunatamente io penso di aver guadagnato un po' di Cioè, stima. potrà fare di più, di meno, Ma insomma. io penso allo stesso modo, perché quello che vale conta è la persona. E io ho fiducia nel mio impegno, so di essere stimata un po' da tutti, perché chi mi ha visto lavorare in aula a volte ho ricevuto anche dall'opposizione, in quel caso era appunto Bersani e compagni, diciamo, ricevuto complimenti perché mi hanno visto fare lotte e battaglie proprio per il mio Abruzzo. Quindi non credo, non mi spaventa tutto questo, poi naturalmente farei sempre riferimento al mio presidente Berlusconi e al mio segretario Alfano che mi ascolterebbero e perorerebbero per me delle cause laddove io non potessi arrivare, insomma. E proprio per chiudere, vorrei segnalare importante le tante donne senatrici abruzzesi. Sì, beh, questo mi fa piacere. Credo che faccia onore anche Sì, all'Abruzzo questa rappresentanza al femminile. diciamo che finalmente anche in politica, anche negli scenari alti istituzionali, si incominciano a vedere le donne, quindi questo mi fa. La società del resto è fatta di uomini e donne, quindi le donne hanno probabilmente già dimostrato di essere capaci, non vedo perché dovrebbero essere escluse, quindi è solo un punto di orgoglio in più, ma ecco. Benissimo, allora noi chiudiamo qui la nostra intervista, la prima intervista alla senatrice Paola Pelino. Grazie e buon lavoro Grazie a voi, al Senato grazie a della voi. Repubblica e in Consiglio Comunale a Sulmona, perché poi comunque lei è ancora consigliere comunale, poi Sì, si sì, sì, voterà sì, sì. tra fine maggio e i primi di giugno e poi insomma avremo tempo e modo anche per affrontare più da vicino le questioni comunali. Grazie Grazie a Paola a voi. Pelino, grazie al nostro pubblico, appuntamento su Onda TV con Diario di Bordo. Buona serata a tutti. Telefoniamo. Tutte le migliori soluzioni per internet e telefonare. Corso video 213 Sulmona.